go. Ma sei Frankie di Rockin' Town! Ciao Oscar! No Oscar, tranquillo, il prossimo concerto a Nizza usiamo questa. E quindi tu. Wow, the Fab Four! Noi siamo i Fab Four e questa è il Rockin' Limousine. Are in five, but they are the Fab Four. Singer, questo è Rock in Limousine. Ha parlato lui. Adesso chi sarà? Vediamo chi c'è ancora. Anche voi in limousine! Che onda di televisione! E questo è Gigi Morello, il regista di Rockin' Town. Yeah, let's go! Rockin' Town, la serata comincia! Let's go! Buonasera a tutti, ciao al pubblico, buonasera al pubblico del Limo in the City,
E buonasera al pubblico di Rockin' Town. Allora, queste serate sono serate a tema e questa prima serata Rockin' Limousine sarà dedicata ai Beatles. Quindi ci saranno ospiti, musicisti, non musicisti, non musicisti che sono anche musicisti, e vorrei qua un attimo insieme a me un noto batterista torinese ma conosciuto insomma a livello internazionale, che in questo momento è mio socio e regista del Rockin' Town, Gigi Morello. Un applauso, grazie. Ciao Gigi. Ciao Frankie. Allora, questa serata tributo ai Beatles. Una bellissima serata, siamo carichi di grandissimi amici, di bravissimi musicisti e sono sicuro che ci divertiremo. Sono sicura anch'io. Allora, io chiamerei un attimo sul palco Monica del Limo in the City, che ci dirà due parole. Eccola qua che arriva, la nostra Monica. Ci dirà due parole del locale e di questa serata, di questa prima serata di Rock in Limo. Ciao Monica, un applauso. Ciao. Grazie. Allora, ciao Monica, ci vuoi dire due parole di questa nuova gestione del Limo in the City? Allora, noi siamo una birreria che prova a fare buona musica dal vivo. Cerchiamo di dare della qualità a tutto tondo, passando da delle ottime birre del gruppo Radenberger, per passare a della pasta fatta in casa, dei dolci fatti in casa, della pizza e della farinata, e poi una buona combinazione di musica live, e magari proviamo a fare anche un po' di cultura, ecco, ragion per cui siamo qui con il salutino musicale. Bene, perfetto, grazie Monica, perfetto, grazie. Grazie. Sì, sì, puoi andare. Allora, io presenterei subito il primo gruppo della serata, sono appunto dei musicisti, un gruppo, i Fab Four. Allora, noi abbiamo portato una storia che ha creato delle discussioni interne all'interno della band, perché alcuni propendono per una teoria e altri per un'altra teoria. La storia è quella secondo cui per molti Paul McCartney non sarebbe Paul McCartney dal 1966. Già, è vero. Perché? Così dicono. Si sostiene che, alcuni sostengono che nel 1966 sia morto in incidente stradale. Tra l'altro il 9 novembre del 1966. Oggi? Quindi, pazzesco! Quindi io sono tra quelli che celebrano l'anniversario della morte di Paul McCartney, Marco invece mi odia per questo. Ah, quindi tu non sei d'accordo? Assolutamente no. No, Paul is Paul. Paul is Paul. Ok. Esattamente. Ma quindi come sarebbe morto? Sarebbe morto in incidente stradale. Lui stava guidando, era mi pare mattina presto, lui era notte tarda. O notte tarda, non era mezzogiorno. Una autostoppista gli sale in macchina, una ragazza che scappava per motivi personali, una storia tristissima. Come lo riconosce, gli zompa addosso abbracciandolo, lui perde il controllo della macchina e succede un patatrac. Patatrac. E come avrebbero fatto a sostituirlo? Lo spiega Marco. Lo spiega Marco, bene. Che non ci credo. Appunto, cioè lo facciamo spiegare a lui che non ci credo. E niente, hanno trovato un sosia al volo. Al volo, proprio al brucio. No, al volo, perché comunque in quel periodo, insomma, i Beatles tiravano su un tot di punti di PIL della Gran Bretagna, e quindi, cioè, non si poteva perdere. No, infatti. Un business così. Un business simile. Quindi stessa voce. Sì, in realtà è un, pare un poliziotto di cognome Campbell, William Campbell, che assomigliava tantissimo a Paul, ha imparato, cioè insomma lui già cantava, però insomma l'hanno addestrato a essere Paul McCartney, che insomma voglio dire, come si fa a addestrare a essere Paul McCartney? A essere un genio. No, infatti, secondo me no. Vabbè, comunque invece la leggenda dice che... Ma questa è soltanto la prima parte della storia, giusto? Quindi io vi lascio con il secondo brano e poi ci racconterete la seconda parte, ok? I Fab Four, secondo brano. She said, baby, pinch it.
Non vedo l'ora di sentire la parte finale del racconto. Parte finale del racconto, ma in realtà da quel momento in poi, perché la leggenda uscì 3 anni dopo questa presunta morte, cioè nacque nel 69. Quindi, scusami se ti interrompo, come mai così tardi? Ma non ne abbiamo idea, perché all'epoca nel 69 un DJ in una radio disse: ma voi sapete che McCartney gli è successo questo? Da questo momento in poi parte questa leggenda che i Beatles comunque si divertono a disseminare di indizi. Tipo? Tipo alcuni sostengono che A Day in the Life sia il testo di quella canzone che parla di una persona che non ha visto il semaforo rosso, sia la storia di Paul McCartney. La copertina di Sgt. Pepper, no? Ovviamente. Hanno messo una bambina con una macchina tutta rossa, il rosso indica il sangue della morte, la bambina perché quella ragazza che è salita in macchina con lui era incinta. Ciao. E poi la famosa copertina. La famosa copertina di Abbey Road in cui Paul McCartney è l'unico scalzo dei quattro, il Kane. Con l'auto. Esatto, con l'auto, con la targa dell'auto. Andate sbagliato. Vai, prego. Ecco. No, perché. No, ecco, però. Se... Sì, sì, no, ok. E dovrebbe esserci la data della presunta morte, dell'età di Paul. Dell'età? Quando è morto. Peccato che secondo i calcoli lì erano sbagliata di un anno. Quindi. Ma dai, veramente? Non era IF 28? Cos'era? È sbagliata. Sbagliata? È sbagliata? Io credo a Marco qualsiasi cosa lui dica, quindi... sbagliata, tranne che ovviamente poi abbiamo idee diverse su questa cosa. Ad ogni modo, poi ci sono anche un pezzo di una canzone che, se lo ascolti al contrario, come nella classica moda anni 60-70, dice Your name is William Campbell, che è il nome di questo potenziale sostituto. Da lì nasce questo gioco, diciamo. Ma da quel momento, cioè, qualcuno si è accorto che ha cambiato voce, almeno un pochino? Cioè, ci saranno delle differenze, se questa leggenda è vera, no? Cioè, dovrebbero esserci delle, anche seppur minime, ma differenze. Allora, qui c'è un discorso complicato, perché hanno fatto analizzare queste foto da degli anatomopatologi, le foto pre-66 e post-66. Questi anatomopatologi italiani che lavorano al Tribunale di Milano hanno detto: per noi non è la stessa persona. Ok, questo è il volto, ma la voce, le corde vocali... La voce è identica. Lui è identica, però sappiamo tutti che è un buon imitatore. Certo. Veramente fare una voce identica. Hai ragione. Tu sei di parere che opposto, comunque giustamente ognuno rimane... Poi, un'altra cosa, a parer mio le canzoni più belle di Paul McCartney sono tutte post. Dopo! Quindi se costui era comunque uno bravo. Era ancora più bravo di Paul, vero? Vi faccio spostare solo leggermente per introdurre un nuovo ospite. Direi che non ha, insomma, cioè non so bene neanche come presentarlo, perché insomma è un mega VIP. Comunque lo introduco così: l'ingegner Paolo Pininfarina. Direi un grandissimo applauso. Buonasera. Ci possiamo sedere un attimo, sì, visto che abbiamo da raccontare un paio di cose. Presidente della Pininfarina, ma in questo contesto anche musicista e grande appassionato di musica, e in particolar modo questa sera dei Beatles, giusto? Sì, io ho vissuto i Beatles in presa diretta, perché sono nati che avevo 5-6 anni. Poi ho una sorella maggiore, 6 anni di più, quindi di tutto di più, ecco, quindi arrivavano proprio i dischi e li ho sentiti, li ho vissuti, ho vissuto un fenomeno che ha veramente dello straordinario, dell'assolutamente straordinario. Certo, quindi come imprenditore so che ha una storia da raccontarci, in pratica, dei Beatles come? Ma no, i Fab Four sono anche un marchio, nel senso che i Beatles... Direi, scusi se la interrompo, mi permetto di interrompere Paolo Pininfarina, sono soprattutto un marchio, direi, giusto? Sono il primo gruppo, l'imprenditore dico, il primo gruppo impresa, il primo gruppo azienda, cioè erano il gruppo, il nome, poi c'erano le Fab Four, ma il nome dei Beatles andava oltre, sono stati i primi a fare un film, cioè Help è stato il primo video, cioè erano avanti di 10, 15, 20 anni rispetto agli altri, erano
veramente un'azienda. Tra l'altro, anche alla fine, quando adesso non so la leggenda di Paul, eccetera, però di fatto, in effetti, dal 66 in poi non si sono più esibiti dal vivo, tranne il mitico concerto del 30 gennaio 69 sul tetto della Apple, eccetera. E c'erano però degli altri Beatles sotto, c'era il quinto Beatle, Billy Preston, che poi è emerso dopo, e forse anche il sesto Beatle, che io ho conosciuto, e che però lui dice che non è vero, che non si può dire, non si sa. Ma noi diciamo. Lo sappiamo chi è, no? Chi è? E che è quello che ha fatto quella solo prima, che faceva, e che farà probabilmente anche la solo di While My Guitar, che era Eric Clapton. Quindi diciamo, però c'erano i Beatles, perché era il marchio, e poi gli altri erano collaboratori, andavano e venivano, ma i Beatles erano sempre i Beatles. Quindi da questo punto di vista sono stati un'azienda, un'impresa. E niente, ci vedo qualcosa di veramente attuale. Tra l'altro è uscito recentemente un libro di un giornalista importante, Federico Rampini, non so se qualcuno ha avuto il modo, glielo consiglio, perché l'ho letto in fretta furia questa settimana, ci vuole anche un po' di fortuna, e lega molte canzoni dei Beatles anche alle vicende politiche di quegli anni, cioè da Get Back, che sviscera il tema dell'immigrazione, ad altri, Revolution, che poi viene corretta in corsa perché era troppo conservativa. Quindi i Beatles erano anche, se vogliamo, anche un partito politico, era qualcosa che andava oltre la musica. Ma come impresa, come azienda, come secondo Paolo Fininfarina sono diventati appunto i Beatles? Beh, intanto sono stati, come azienda, sono stati grandissimi, perché hanno fatto una casa discografica, cioè tutti i gruppi erano schiavi delle case discografiche. Ricordate gli Stones con la Decca, i Beatles con la Parlophone, no? I 45 giri, io li ricordo da bambino, loro hanno creato la Apple. Tra l'altro, avendo poi anche una causa dei problemi con Steve Jobs, per dopo ha creato la Apple, e quindi ha dovuto anche avvenire a patti legali con loro per utilizzare il marchio Apple. Quindi sono stati i primi ad autoprodursi, e questa è una cosa bellissima, perché avevano la possibilità di farlo, ed era giusto anche che provassero a uscire, diciamo, da questa agonia delle case discografiche. Quindi straordinari anche dal punto di vista imprenditoriale. Peccato che ci sia stato poi qualcuno che li ha divisi. Sì, qualcuno. Qualcuna? Forse qualcuno. Qualcuna. Più qualcuno che qualcuno. Ah, ok. Bene, abbiamo capito. Ma come, invece, come questo, come imprenditore, come persona, cosa colpisce di più te come persona, i Beatles? Cosa ti hanno dato? Cosa ti hanno... Ma sono sotto l'ombrello del marchio, dell'azienda, del gruppo. In realtà sono quattro personalità estremamente diverse, perché Paul McCartney era un musicista puro, più melodico, John Lennon era più l'anima rock del gruppo, ma rock in tutti i sensi, anche più ribelle, pacifista, eccetera, eccetera. George Harrison era ancora diverso, con tutto il suo interesse per la musica orientale, musicista straordinario che secondo me non è stato poi, diciamo, rivalutato dopo, ecco, rivalutato molto dall'amico Eric Clapton, se vogliamo, però ha scritto delle canzoni fantastiche. Forse avesse avuto un po' più di spazio, ma ci voleva un po' più di tempo, ecco. E poi Ringo Starr, che era un batterista bravo, un batterista bravo, molto, molto semplice, molto solido, non aveva tanta, così, perché non faceva gli assoli, perché non era decorativo, era essenziale, era semplice. E allora forse no, bisognava essere più barocchi, più decorativi, no? E invece lui non era così, per cui aveva degli estimatori, ma non tutti lo stimavano, dicevano che era troppo semplice, mentre a me piacciono le cose semplici. Certo. Bene, ti ringraziamo, ma adesso vogliamo vederti anche nelle vesti di batterista. E quindi niente, ti chiederei di... E cercherò di fare le cose semplici, visto che... Certo. Allora, Paolo Pininfarina alla batteria, un grandissimo applauso. Why My Guitar Gently Weeps. Thank you.
Aaron e Raffaella fanno parte di un gruppo metal che si chiama Wolf Singer. Allora, chiedo a te, dal metal ai Beatles, dimmi un po'. Allora, diciamo che per me non è proprio così, è piuttosto un dai Beatles al metal, perché molti non lo sanno, perché ovviamente ultimamente qua, soprattutto nella zona del Piemonte di Torino, sono conosciuta come la cantante dei Wolf Singer, ovviamente gruppo metal, heavy metal, va benissimo, però io nasco come cantante pop e cantante pop rock, quindi secondo me, per me non è stato proprio questo il passaggio, ma se vai l'inverso, l'inverso. E vuoi rispolverare queste cose, anzi che sono tanto sentite, per me è sempre una cosa molto gradita
è molto piacevole, è forse molto mia anche. E ti devo dire che io ho avuto un grandissimo piacere a sentirti cantare un brano come Hey Jude con queste sonorità, e abituata a sentirti cantare metal, sentirti cantare un pezzo più melodico, per me è stata un'emozione vera, perché sei veramente brava, cioè sei straordinaria. Allora, invece Aaron ci parlerà del brano che appunto ha cantato Raffaella, giusto? Allora, di Hey Jude, ti passo il microfono. Grazie. Hey Jude è un pezzo molto particolare, perché è stato scritto da Paul McCartney, dedicato al figlio Julian di John Lennon e Cynthia Powell, nel periodo molto particolare che attraversava questo bambino, perché i genitori stavano separando. Il pezzo è molto sentito, sempre dice, per colpa di qualcuna, sempre per colpa di qualcuna, ovviamente non voleva fare nomi, solo che ognomi o no, o no, o no. Ecco, è stata un po' la rovina, purtroppo. E quindi ha dedicato questa canzone molto sentita, in cui dice appunto: prendi questa canzone e renderla più bella, questo momento passerà, certo. Cioè cerca di consolarlo in quella maniera. Ma siccome si parla di Paul McCartney e c'è sempre il mistero, sì, su questa persona, c'è chi dice che in realtà sia dedicato alla sua storia amorosa, che stava andando parecchio male, se non era già finita, con la signora Jane, non ricordo il cognome, ho capito. Aveva questa relazione che stava andando alla fine. Uh-huh. Altri invece dicono che si è dedicata proprio ai Beatles, che aveva questo momento particolare tra di loro, e, sì, e quindi non si sa mai cosa voglia dire Paul McCartney. E lui non è lui, il pezzo di, che noi sappiamo, noi pensiamo che sia dedicato al piccolo Julian. Si doveva intitolare tra l'altro E Jules, ma per motivi fonetici hanno cambiato il titolo, bene, non suonava bene, quindi Hey Jude, ma noi sappiamo che invece era Julian Lennon. Esattamente. Jude, don't make it clear. Take a sad song and make it better. Remember to make it to your heart when you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You will make your heart better. The feels you had a hand of yourself that you begin to make it better. Don't let me down. You have found me.
parole si fondono con la musica, giusto? Quindi so che tu, Morris, ci volevi parlare di una cosa particolare, una cosa un po' tecnica, però so che tu la sai spiegare in modo molto semplice, ovvero... I Beatles, come creare una macchina da guerra dal punto di vista della creazione della canzone ben organizzata, cioè come arrivare direttamente al pubblico. C'è da dire che i Beatles, mi ricollego a quello che ha detto prima Paolo Pininfarina, hanno una cultura musicale sterminata, grazie anche a George Martin, grazie anche a tutti quelli che la circondano, grazie a Eric Clapton, grazie ai Rolling Stones. Se voi vedete i video di All You Need Is Love, c'è Mick Jagger che canta il brano in mezzo a tutto il pubblico. E loro hanno una cultura sterminata, si facevano arrivare i dischi dagli Stati Uniti, loro, i Rolling Stones, Eric Clapton, eccetera eccetera, e loro hanno una cultura di quello che noi conosciamo come standard jazz, che è il musical di Broadway, i brani di Tin Pan Alley. E se qualcuno analizza i brani dal punto di vista della struttura, di come si arriva al pubblico, i Beatles fanno una rivoluzione. In realtà non voglio dire una parola che magari dai puristi venga presa, poi mi cercano come uno scarchi, una finta rivoluzione, cioè portano nel pop rock lo standard jazz, pongono la struttura tipica dello standard jazz, AABA, questo è un termine tecnico, in cui non c'è quella classica struttura strofa, strofa, strofa che fa attendere tanto il ritornello, poi arriva il ritornello alla parte che tutti conoscono, che tutti ricordano, che in termine tecnico viene chiamato uncino, per uncinare il pubblico. Loro pongono subito, come fanno le arie d'opera, la frase che uncina il pubblico. Love me do, love me do, come... quella gelida manina è la prima frase e dà il titolo al pezzo, Michelle. Loro mettono l'uncino all'inizio, secondo la struttura chorus, chorus, bridge, cioè A, A, B, A, come lo standard jazz. Sì, questo lo facevano all'inizio, ma possiamo riscontrarlo alla fine. Prendiamo appunto Love Me Do, due volte Love, Love Me Do, You Know I Love You, tricche, 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 oh, c'è il B. Il B, che Max sa meglio le parole di me, perché io... Non c'ero. Quello che dice condivido, anzi aggiungo che anche da un punto di vista dei testi, non solo l'uncino musicale, ma sono stati i primi a chiamare, a dare del tu all'ascoltatore. Iniziare a scrivere testi in cui la definizione you diretta all'ascoltatore non era mai stata utilizzata prima, quindi il coinvolgimento emotivo di chi li ha ascoltati fin dall'inizio non è solo stato dovuto alle buone melodie, ma anche al sentirsi chiamare, additare direttamente, insomma, rispetto alle emozioni che si riuscivano a suscitare con un pezzo. Ma quindi questo hook, questo uncino buttato lì subito all'inizio, era per catturare subito l'attenzione del pubblico, giusto? Unita alla struttura dello standard jazz in stile The Man I Love, in stile vabbè, un titolo vale l'altro, il testo adolescenziale che tanto piaceva ai tempi, unito alla loro carica musicale, faceva di questo una formula fantastica. Chiaro che poi hanno usato le forme blues, hanno usato la comedy song, molto influenzati da Bob Dylan nel momento in cui raccontano le storie, ma la forma jazz portata all'interno per la prima volta nel genere pop rock, l'hanno fatto sia all'inizio da Love Me Do, da Michelle, fino alla fine, perché The Long and Winding Road ha la stessa identica struttura. Say the only words I know that
love you. In qualità di appassionato dei Beatles, in particolare ti hai letto un libro che ti ha un attimo flashato, come dire, no? Ed è un libro che riguarda le session, quindi le sessioni di registrazione dei Beatles. Allora, ci vuoi raccontare qualcosa di questo libro, qualche aneddoto sulle sessioni di registrazione, che alcune che mi hai raccontato sono simpatiche e fanno anche un pochino ridere? Vabbè, sono padre Ezio con la mia Bibbia, che è praticamente questo. Forse i cultori dei Beatles l'avranno di sicuro, magari quelli meno, forse no. Però è un libro interessantissimo. Sono 8 anni di session a Abbey Road. Praticamente c'è dal primo minuto all'ultimo minuto di registrazione dei Beatles, no? Abbey Road, sì. I fogli, diciamo. C'hai i foglietti, come a scuola, come l'avventura. E niente, chi fosse curioso di sapere come sono state fatte le canzoni dei Beatles a livello tecnico, può cercarsi questo libro. Faccio pubblicità. Ok, ti hanno dato una percentuale. Edizioni Arcane in italiano, c'è anche la traduzione. Va bene, bando alle ciance. Allora, raccontaci qualche episodio di qualche sessione di registrazione. Una bellissima prefazione di McCartney, dove spiega, insomma, i loro inizi, quando furono scartati dalla Decca, che non so, la Decca, le martellate dove se le sia date in tutti gli anni che i Beatles hanno fatto dischi, perché... E niente, poi avendo avuto un provino con George Martin alla EMI, George Martin disse: Pete Best non mi piace come batterista, trovatemene un altro. E allora loro cercarono, trovarono Ringo Starr. Neanche Ringo Starr fu idoneo alle session della registrazione di Love Me Do. Tanto è vero che la suonò un turnista, Andy White. Ringo, poverino, suona solo il tamburello in quella. Ah, poveraccio, come ha fatto a dirglielo? Una vergogna fra tutti, ma in un angolo. Scusa Ringo, allora, dobbiamo dirti una cosa. Comunque esiste una versione di Ringo che è praticamente uguale, quindi avrebbe potuto suonare anche a lui, no? Niente, aneddoti, foto, meraviglia, trucchi, cosa hanno inventato a livello di studio i Beatles, perché cose che oggi con computer, con la, insomma, digitale, neanche oggi riescono a imitare tantissime cose sperimentate da loro. Non so, per esempio, amavano mettere come microfono sugli archi, sui violini,
le cuffie, invece che il microfono stesso, mettiamo le cuffie per avere un suono. John Lennon era, insomma, fuori di testa del... Ecco, ma il John Lennon fuori di testa non era lui che voleva un suono come un'arancia? Chiedeva a George Martin di far suonare una canzone che avesse il suono di un'arancia. Immaginate da George Martin cosa doveva... E come fa, scusa, cosa vuol dire? Fammi il suono di un'arancia. Cosa si bevesse? No, è vero, è vero, è scritto qui, tutta la verità. Sulla Bibbia. Giurin Giurello. No, per esempio, nella famosa canzone Benefit of Mr. Kite, lui voleva sentire l'odore della segatura di un circo equestre. Nel disco, come suono. Sì, come suono, no? E George Martin, non riuscendo a capire... Lennon cercava di spiegare, voglio la segatura, voglio la segatura, voglio la segatura. Alla fine... andarono a finire a cercare una calliope, che era uno strumento a pompa che azionava dei fischietti. Era introvabile uno strumento del genere in Inghilterra. Allora cercarono negli archivi della EMI, il famoso archivio dei rumori, trovarono la registrazione di un vecchio nastro di canzoni di Natale dove era registrata questa famosa calliope. Però il finale di Benefit of Mr. Kite, chi conosce il pezzo avrà l'abitudine di sentire una certa melodia di questo strumento. È stata fatta svolgendo il nastro, buttandolo in terra, prendendo una forbice e tagliuzzandola in 9 parti, 9 parti che vennero giuntate a casaccio, anche al contrario, col nastro, come si faceva una volta, e quella che oggi, dopo 50, quasi 55 anni, si sente. È quel famoso trucco escogitato dai Beatles, da George Martin. Praticamente tagliuzzando e ricomponendo. È uscita fuori una melodia che oggi tutti la suoniamo, la cantiamo, ce l'abbiamo in testa, ma è frutto di un esperimento. Sì, erano un po' tutti fuori di testa. Comunque, cioè, bellissimo, per esempio anche Octopus Garden, si pensa che durante un litigio dei Beatles Ringo Starr se ne venne in Sardegna, su una barca, vendendo i polpi in mare. Sia nata poi Octopus Garden da un'idea di Ringo Starr, come probabilmente anche Pepe Backwriter, è stato fatto con i cori sardi. Loro, un viaggio in Italia, probabilmente sentendo da qualche parte la corale sarda, Pepe Backwriter all'inizio assomiglia moltissimo a una corale. I Tenors the Beatles, come si chiama, the Beatles? Sì, musica... è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia. No, meraviglie. Poi per esempio foto, non so, la sveglietta di End the Life, quando suona prima che McCartney canti Woke Up, c'è la foto della sveglietta qui. C'è proprio quella. C'è proprio la foto della sveglietta. C'è la foto del famoso crash finale di End the Life, quando lo fanno a 6 mani sul pianoforte, Ringo, Paul e John. C'è la foto di loro che fanno quel famoso crash che evapora in 40 secondi, no? Di End the Life, la fine praticamente di Sgt. Pepper. Qui c'è la famosa foto, e la trovate qui, compratelo. E niente, poi per finire, ecco. Come finisce Sgt. Pepper, noi non lo sentiamo, però c'è un fischietto da cani alla fine di End the Life che è 15.000 Hz, John Lennon voleva questo fischietto da cani nel disco. Noi non lo sentiamo, ma c'è chi dice che i cani, mettendo alla fine di Sgt. Pepper, lo sentono. Abbiamo detto molte cose, in realtà, riagganciandomi a quello che ho detto prima, cioè che la gente valuta soltanto la parte evidente, visibile di una situazione, mentre ignora spesso quella che è tutta la parte di programmazione, di studio, tutta la parte di costruzione. Vi dico che i Beatles, prima di essere i Beatles, e quindi come raccontava giustamente prima l'ingegnere, erano un gruppo di ragazzacci che da adolescenti sognavano i famosi sogni rock and roll, e hanno sempre avuto, anche prima di suonare come Beatles, quindi con altri nomi, hanno sempre avuto difficoltà con i batteristi. Ce l'hanno avuto quando hanno registrato Love Me Do, tant'è che una delle versioni l'ha suonata appunto Andy White, ma ce l'hanno avuto anche prima, perché non avevano nessuno a cui far suonare la batteria. Ne hanno provati diversi, anche quando suonavano Skiffle, che è un genere musicale che era in voga un po' prima del beat, che hanno contribuito loro a lanciare. Andavano a bighellonare sostanzialmente, a perdere tempo, in un posto a Liverpool che si chiamava la Casbah,
gestito da una signora che si chiamava Mona Best. Mona Best, guarda caso, era la mamma di Pete, il Pete Best di cui si parlava prima, che è poi passato forse alla storia come uno dei musicisti più bistrattati di tutti, perché ha perso il treno del secolo, diciamo così. Pete Best aveva dei vantaggi. Gli hanno fatto perdere il treno, però lui ci ha anche messo del suo, nel senso che sì, nel senso che era l'inizio degli anni 60 e un tizio di nome Williams, non mi ricordo il nome preciso, comunque faceva da manager a loro e aveva trovato l'ingaggio per mandarli ad Amburgo la prima volta, senza batterista. Alla fine arriva questa Mona Best che dice c'è mio figlio, insomma, iniziano a suonare insieme. Pete Best però, guarda caso, parlava un po' di tedesco, aveva un carattere differente da loro, loro erano più vicini ai teppisti, l'altro era più vicino al tipo impomatato. Le ragazzine spesso volevano Pete, non volevano in realtà vedere chi stava davanti, per cui George, Paul e John, e quindi c'era, era bello. Poi io non ho metri di valutazione diversi dai tuoi, però sicuramente era molto bella, attraeva, e questa cosa qua metteva un pochino in difficoltà tutti quanti, fino a quando poi alla fine viene fuori che Pete Best, è vero, non fu ritenuto idoneo da George Martin quando si sono presentati per l'audizione, ma di fatto non andavano così d'accordo con Pete come andavano d'accordo invece con Ringo, che all'epoca si trovava anche lui ad Amburgo a suonare con un altro gruppo che si chiamava Rolling Storm and the Hurricanes. Sostanzialmente loro vedevano Ringo come un professionista. Ringo aveva già l'auto, Ringo lo faceva già di professione, mentre loro invece stavano lì alla casba a non fare niente la mattina e la sera, erano poco più che studenti. Ringo aveva già un nome a Liverpool e quindi per loro è stato un salto di qualità, un passo in avanti, e diciamo anche Ringo è stato un ottimo psicologo, perché è stato colui in grado nel tempo di tenere tutti amalgamati e tutti uniti, per cui se anche tecnicamente Ringo era assolutamente capace di fare quello che sapeva fare, forse uno dei suoi più grandi meriti è stata la pazienza di quando George, Paul e John stavano ore e ore e ore interminabili nottate con i tecnici a Abbey Road a fare le registrazioni. Lui giocava a carte con Neil Aspinall, che è il road manager, colui che gli montava la batteria. E la figura fondamentale di Pete Best è stata quello di aver dato l'ingresso ai Beatles, dando una formazione stabile e fornendo un batterista, qualcuno che potesse fare da supporto, perché il batterista è il collante di tutta la struttura musicale. Se cambi batterista in un gruppo devi rifare tutto. Bene, Pete Best è stato un ottimo punto d'inizio. Ringo Starr è stata la persona che è stato in grado invece di mantenere tutto quanto marciante nei modi e nei versi giusti, tenendo anche un'ottima resistenza quando in realtà le cose non andavano benissimo. Perfetto, allora a questo punto sei stato bravissimo. Nella sintesi, mettiamo. Sì. No, va bene, dai. Non ti ho fatto fare la prima e la seconda parte, ti ho fatto raccontare tutto insieme. E adesso invece vi lascio suonare tutti gli ultimi tre brani. Sì. You can feel his need.
niente, salutiamo i telespettatori a casa con il nostro consueto saluto al mio 3, pronti? 1, 2, 3 Rockin' Town! Grazie, grazie a tutti, buonasera. Woo!